Carissimi amici, buona serata a tutti. Siamo in diretta qui dai Padri Passionisti di Itri con padre Costantino Comparelli e padre Cherubino Di Feo. Il motivo di questa nostra diretta è di parlare del 30° anniversario della presenza del Papa Giovanni Paolo II nell'arcidiocesi di Gaeta. Domani, infatti, 25 giugno 2019, sono esattamente 30 anni. Allora, con padre Costantino iniziamo da lui perché il motivo è semplice: era a suo tempo, in quel tempo quando è stato il Papa al Santuario della Civita, il nostro superiore provinciale, quindi ha vissuto direttamente l'organizzazione, ma anche tutto ciò che è stato fatto poi al Santuario della Civita. E con padre Cherubino, che da sempre sta al Santuario e conosce un po' tutta la storia, anche i precedenti e anche quello che è successo dopo la venuta di Giovanni Paolo II al Santuario. Prima domanda a padre Costantino. Domani, come dicevo, inizia questo anno di ricordo perché si celebreranno varie ricorrenze di questa venuta del Papa. A tuo avviso, padre Costantino, quale fu il motivo che portò l'arcivescovo del suo tempo a scegliere Gaeta e poi il Santuario della Civita per portare Papa Giovanni Paolo II prima a Gaeta e poi al Santuario? Ma io ricordo che ci fu tutto un clima di fervore a quel tempo. L'arcivescovo Farano, non dimentichiamo, aveva avuto una carriera diplomatica, quindi, e a quel tempo tanti vescovi e arcivescovi desideravano la visita del Papa. Giovanni Paolo II aveva un fascino straordinario. Per un arcivescovo, per un vescovo, portare il Papa in diocesi significava un rinvigorimento di fede popolare, a parte ogni altra considerazione. Una visita papale già di per sé è un evento, figuriamoci poi con quella figura di Papa. E io direi che un momento un po' particolare non saprei, perché ripeto, queste domande a quel tempo erano frequenti. Fatto è che sia l'arcivescovo, sia anche qualche altro sacerdote della diocesi, se non sbaglio, Don Luigi Mancini, si interessarono molto e lavorarono molto per questa visita. E la prepararono, progettarono con molta cura. Naturalmente, come sempre, il malato è stato sempre, come dire, un soggetto particolarmente caro a queste ricorrenze e soprattutto poi ai santuari. Dire santuario e dire pastorale sanitario, pastorale della sofferenza è dire tutto, non dimentichiamo, Lourdes, Fatima, i malati in questi grandi santuari hanno un'attenzione particolare. Una volta programmata la visita del Papa a Gaeta, il Santuario della Civita tu dici perché proprio la Civita? Ma non c'è alcun altro luogo degno per un incontro del Papa con i malati se non il Santuario della Civita. Fu, come dire, una parentesi, ma piena di significato. Anzi, quel giorno cominciò dal santuario. Prima di atterrare, il Papa fece l'elicottero, fece un breve giro sul piazzale del santuario, naturalmente a una certa altezza. Non era un bel tempo, il tempo era coperto, e tutti i malati ebbero come una specie di sussulto a vedere il Papa a 200 metri di distanza in alto. Poi dovette atterrare in un luogo non previsto dalla fase preparatoria, perché l'elicottero aveva difficoltà con la vegetazione, e quando poi venne fu veramente una gioia per tutti. Ritornando su quello che tu hai accennato sul fatto che il Santuario della Civita non è che ha una motivazione profonda per quanto riguarda gli ammalati, ma storicamente sta di fatto che il santuario è diventato un po' meta dei pellegrini, soprattutto ammalati. Certo. Quindi quell'incontro, se tu eri presente, perché eri presente, dicevo prima, come provinciale del tempo, sicuramente
hai seguito un po' tutto lo sviluppo della presenza di Papa Giovanni Paolo II al Santuario e penso che hai sentito anche dei risvolti della sua presenza dell'arcidiocesi. Quindi l'altra domanda che ti porrei, a parte Papa Giovanni Paolo II presente alla Civita, i passionisti come hanno accolto il Papa, qual è stato il nostro contributo, cosa abbiamo dato di collaborazione noi passionisti per tutta la visita, soprattutto al Santuario della Civita? Alla domanda precedente non ho dato una risposta, era quella, tu mi dicevi, come se c'era stata qualche precedente, qualche motivazione. Non dimentichiamo che nel 1849 siete qua Pio IX alla Civita. Pio IX era con i fatti della Repubblica Romana, venne ospitato da Ferdinando II a Gaeta e il re anche allora il re e naturalmente anche tutto l'entourage del Papa pensarono bene che una visita del Papa al Santuario della Civita sarebbe stata come una segnalazione importante di questo connubio, devozione mariana, Papa, e in quegli anni si stava elaborando il dogma, il testo del dogma per l'Immacolata Concezione, che sarebbe stato poi nel 1854. Quindi il precedente Pio IX ebbe molta risonanza in quei giorni, sia al Santuario sia a Gaeta. E tu poi mi dicevi perché, ma tu volevi sapere per caso perché fu scelto il Santuario? Sì, proprio, perché, sì, cosa disse il Papa? Ebbe veramente enorme piacere, non dimentichiamo che il Papa era stato colpito dall'attentato anni prima e quindi aveva piacere di incontrare i malati. Tanto è vero che appena venne lui, prima di salire al Santuario, guardò i malati, pregò a lungo davanti all'immagine, poi ridiscese e salutò uno per uno tutti i malati. Poi il suo discorso era proprio sulla sofferenza e questo rapporto fede-sofferenza. E lui, a parte che l'aveva visto sulla sua pelle, lo trattò proprio come pastorale, per dire così, genericamente intesa, e anche come risposta alla lettera che gli lesse un malato, uno che stava sulla sedia rotelle, un certo Labrano, che a nome di tutti i malati rivolse al Papa un indirizzo di saluto. Quindi la sofferenza fu il tema di quella breve parentesi, venne alle 10 di mattina il Papa, e stette un'ora e mezza, non so, non precisione quanto tempo stette, e praticamente quello fu tutto il tema, tanto è vero, tutto il tema della visita. Tant'è vero che poi, alla sua partenza, ovviamente dovette ritornare a Gaeta, e il cardinale Angelini celebrò la messa per i malati presenti. Quindi la mattinata per i malati fu veramente un convegno di pastorale della sofferenza. Tengo a dire che il sindaco del tempo, Gallongo, espresse bellissimi pensieri al Papa. Era presente anche il cardinale Poletti, erano presenti altri due vescovi del seguito papale, era presente Andreotti, il ministro degli esteri Andreotti, era presente il nostro generale, i nostri ragazzi, studenti e alunni. Il Papa ebbe quel giorno una bellissima impressione, non solo diciamo nel senso scenografico di tanta gente, di tanti ecclesiasti, ma anche tanto affetto, tanto entusiasmo intorno alla sua persona. Tu hai accennato il fatto che il Papa è stato giustamente non soltanto alla Civita, perché potremmo quasi monopolizzare la visita pastorale del Papa al Santuario. In realtà il Papa è stato prima a Gaeta, poi è salito alla Civita, poi è sceso di nuovo a Formia, ha incontrato i giovani nello stadio del CONI, c'era anche Madre Teresa di Calcutta, ne ho parlato tante volte anch'io, e poi a pomeriggio ha recitato l'Angelus proprio dallo stadio, pomeriggio ha incontrato i sacerdoti, i religiosi, il clero, e poi ha incontrato i marittimi e infine ha celebrato la messa allo stadio. Ecco, io ti ho chiesto prima, e mi ha risposto parzialmente,
la collaborazione dei pastoristi nell'organizzazione della visita pastorale. Mi accennavi alla presenza di padre Fausto, di padre Mario, sì, che hanno dato un contributo a me nella preparazione pastorale. Beh, sì, questo adesso ricordo che dopo aver visto qui tanti giovani pastoristi, ma erano anche tanti altri confratelli che vennero per quell'occasione, il Papa a un certo punto lasciò il discorso scritto e a braccio fece un apprezzamento per i passionisti. Quando poi scese giù alla manina e l'ambiente era stato preparato da padre Fausto e padre Mario, il Papa vide questi due passionisti e dissero: anche qui i passionisti. Evidentemente gli fece un'impressione, lui già conosceva i passionisti, già oltre che dalla Polonia, anche da altre occasioni. E penso che abbia apprezzato l'apostolato nostro, penso anche che abbia gradito là sopra quella, sì, al santuario, quel senso di orgoglio quasi, di vicinanza alla sua persona. E lui davanti alla sua sede, a me vedeva un grande striscione dove era il coro, e c'era scritto: Santità, i passionisti le dicono grazie. Quindi questo rapporto, ecco, Papa-passionisti, quel giorno funzionò bene, perché in qualche modo sono dettagli, non sono, perché tutta la visita ebbe anche, come dire, aspetti di natura civile, ecco, con l'amministrazione del posto, anche poi soprattutto con l'ecclesiastica, con l'arcivescovo e con altri. Ma l'aspetto, questo dettaglio del rapporto con i passionisti, penso che sia stato una delle sue più belle impressioni. Ritorneremo prima di chiudere l'intervista. Mi rivolgo a padre Cherubini, che stavate alla Civita, allora da poco i superiori vi avevano chiesto vi avevano chiesto di svolgere questo servizio. Preparare un po' il servizio liturgico come sacrista, mi trovavo lì da una ventina di giorni. Ecco. Che ricordate quel giorno, padre Cherubini? Certo, a quello che già magistralmente ha sottolineato e abbondantemente il mio confratello, aggiungo solo qualche elemento marginale. Certo, una visita eccezionale, la visita di un Papa al santuario, ma eccezionale un po' di più perché la visita di quel Papa, di Giovanni Paolo II, usa da ogni forma di protocollo, che entra nel piazzale e comincia a parlare con i piccoli, con i grandi, ad abbracciare tutti e salire lo scalone del santuario verso di noi, che eravamo tutti inquadrati dinanzi al portico del santuario. Quindi ricordo un particolare grazioso: apprezzò il panorama, ammirò l'infiorata e proprio per guardare solo l'infiorata non badò che il piede inciampò lievemente sullo stemma di Itri, serpente tratteggiato in pietra, e disse: ai Madonna, un ricordo. Mi ricordo che sorridemmo tutti ed entrammo in chiesa, dove trovammo altri confratelli già raccolti in preghiera. Quindi un evento eccezionale, la visita sì di un Papa, ma di questo Papa, di Giovanni Paolo II. Padre Cherubini, che cosa fece il Papa una volta al santuario, all'interno della chiesa e poi nei locali del nostro... All'interno della chiesa si inginocchiò in mezzo a noi, c'ero io da un lato, padre Renato, padre Giuseppe e padre Comparelli, pregammo brevemente in silenzio e poi il Papa si recò nell'ambiente dei nostri particolari. Firmò qualche documento, ha firmato qualche cosa, ha lasciato qualche testimonianza? Firmò due documenti, due pergamene, una per il nostro ritiro giù di Itri, sì, sta qui, abbiamo qui, e un'altra per il santuario della Civita. Non solo, ma benedisse una icona della Madonna della Civita che attualmente abbiamo qui, ecco qui, l'abbiamo alla parete, sì. Un'icona benedetta da Giovanni Paolo II, e mi ricordo questa icona la poggiamo sul tavolino della sacrestia, c'ero io presente, altri, il Papa disse: la benediciamo, ma Madonna mia.
Padre Cherubini, la visita del Papa è sempre un segnale di grazia. Il dopo visita, cosa è successo al santuario? C'è stato uno sviluppo maggiore? È chiaro, il santuario ho conosciuto un po' di più, già abbiamo avuto tante visite guidate, programmate e annunziate, specialmente di gruppi di ammalati, di anziani. Senti, c'è qualche segnale esteriore che dice che il Papa c'è stato? Come no? Quale? C'è la lapide posta all'inizio della parte, chiamiamo così, sacra, nell'ingresso proprio del portico del santuario, e parla proprio dell'avvenimento, la visita di Giovanni Paolo II. Quindi tu dici effettivamente ha avuto un'incidenza nello sviluppo della pastorale al santuario. È chiaro, più conosciuto, come ha avuto e sta avendo un'incidenza anche dall'ultimo documentario che abbiamo fatto l'anno scorso, Giorno dell'Immacolata, quindi diversi da lontano telefonano, domandano, dicono: ma non conoscevamo questo santuario, proprio dove il culto dell'Immacolata Concezione ha avuto un via, certo. E qui fin dal 1491. Ritornando a padre Costantino, che cosa può significare un anniversario? Sono 30 anni, non è eccessivo, però è significativo, no? Cosa può indicare anche per chi ci ascolta, quale messaggio vogliamo lasciare anche attraverso questa breve intervista a voi? A me viene di riflettere forse un po' amaramente, che dopo 30 anni non è più la stessa chiesa di quel Papa. Questa non è una mia osservazione soltanto, per carità. Radio Maria, per esempio, che ha avuto un enorme sviluppo, la devozione mariana, segnala con una certa frequenza e con amarezza che è andata avanti con questa specie di desertificazione della fede, e tutti noi ci aggrappiamo proprio alla devozione mariana perché risorga qualcosa, perché le istituzioni civili, la stampa, i mezzi di comunicazione ormai hanno preso una piega che ignora del tutto la cultura cristiana. Quindi l'epoca del Papa Giovanni Paolo II, un'epoca di masse, di folle, è finita. Il pontificato di Papa Francesco è provato un po', ecco, da questo declino della fede, oltre che dal declino delle vocazioni. Siamo veramente in un momento di ripensamento, ma anche, come dire, di speranza, di voglia di riscatto, e noi ci fidiamo molto, ecco, dell'aspetto mariano, della devozione popolare e della nostra, ovviamente, perché si possa correggere, si possa arginare questa indifferenza che avanza, e speriamo che egli stesso, oggi è santo Giovanni Paolo II, possa pregare per una Chiesa più esplicita nell'annunzio, più gioiosa anche, perché questo stato di cose comporta una certa mestizia, e che tutti noi, sia nell'azione pastorale, sia anche nella nostra personale testimonianza, dobbiamo essere più convinti, più attivi nell'essere certi che il Signore, la sua parola, la sua Chiesa non potranno mai avere una difficoltà tale da rimanere oscurati dal male, quale che sia l'origine del male che ci può circondare. Nel preparare questa intervista con te, anche con padre Cherubino, abbiamo parlato che il Papa è rimasto impressionato da questa immagine della Madonna della Civita. Si è trattenuto, mi dicevi prima, molto davanti all'immagine a pregare. Ecco, con te vorrei, insieme a padre Cherubino, riflettere sul tema della preghiera, perché un santuario per se stesso richiama il valore essenziale del pregare, e anche per un pontefice. Ecco, vorrei che tu mettessi risalto, perché tu sei rimasto impressionato di questa preghiera abbastanza prolungata del Papa davanti all'immagine. Ecco, se volessi, ecco, trarre un insegnamento oppure lanciare un messaggio a chi ci ascolta. Ma da sempre i santuari sono, come dire, una specie di alternativa al luogo di preghiera, al culto
stanziale e liturgico che è una parrocchia. Quindi il santuario è un luogo, per dire così, di ritiro, un luogo in cui la preghiera è, proprio perché più anonima, è anche più sincera, per dire così, il pellegrino desidera un incontro più forte con l'assoluto e lo desidera, diciamo, anche in comunità con gli altri pellegrini. Noi quello che è bello alla Civita, vediamo sempre chiese messe affollate e sono persone che a volte si conoscono, a volte non si conoscono tra loro, però tutti insieme rispondono, pregano, perché è il santuario che genera questa specie di clima di preghiera. Perciò sempre tutti i documenti pontifici, in questi ultimi anni ne è venuto più di qualcuno sulla pastorale dei santuari, e i documenti pontifici chiamano i santuari come cliniche dello spirito. Perché? Perché sono diversi i tipi di, non dico di stanchezza o di allontanamento, ma col desiderio di novità o di maggior devozione, che molte volte certa fede troppo astratta, troppo teologica, fa desiderare infatti a tanti fedeli. Volessi appartare un po' e avere con l'assoluto un incontro più genuino, più personale, più intimo, senza contesti pubblicitari, senza distrazioni. Ecco, il santuario obbedisce a questo desiderio delle folle di uscire dal quotidiano e incontrare in un modo forte e in un modo singolare la presenza di Dio, la presenza che poi attraverso quasi sempre la presenza di Maria. I santuari mariani sono veramente come dei porti in cui tanti credenti incontrano qualcosa di più genuino, di più attraente. Prego Rubino, padre Costantino parlava della presenza degli ammalati al santuario in occasione della visita. Poi è nata questa bella tradizione che gli ammalati celebrano una giornata speciale al santuario. Ne vuoi parlare un po' dal momento che è agganciato pure alla visita di Papa Giovanni Paolo II? Giovanni Paolo II. Ne vuoi parlare? Da allora fu lasciato come un ricordo presenza annuale degli ammalati al santuario. Che si fa in particolare? Si celebra tuttora la prima domenica di settembre, c'è la giornata dell'ammalato, una celebrazione all'aperto, molto frequentata, molto sentita, e ci si tiene a conservare questa tradizione. Si potrebbero dire tante altre cose, ma il confratello già ne ha dette diverse. Io aggiungo soltanto che i santuari, in modo particolare il nostro santuario della Civita, e appare sempre di più come un luogo di elevazione, di preghiera, un luogo di ascolto, un luogo di riconciliazione, e proprio in conformità a quello che già il Santo Padre Paolo VI diceva, abbiamo le cliniche dello spirito che sono i santuari. Mi è capitato qualche anno fa una coppia di coniugi i quali mi dicono: padre, qui si sale pesanti e si scende leggeri. Che significa? Saliamo con le nostre ansie, le nostre speranze, le nostre colpe, le nostre disillusioni della vita, le nostre croci, e nell'ascolto della parola, nella preghiera, nell'incontro anche con i ministri di riconciliazione, di celebrazione, si esce, si torna più leggeri, sereni. E questo è lo scopo di ogni santuario, e questa è la vita che ogni santuario dà alle anime. Padre Costantino, tu hai accennato all'inizio dell'intervista a Monsignor Farano, Vincenzo Farano. Che ricordai di questo vescovo? Perché è lui che ha preso l'iniziativa di portare il Papa poi a Gaeta, non soltanto alla Civita. Abbiamo detto che la Civita è stata inserita nel programma, inizialmente doveva soltanto fare la visita a Gaeta. Ecco, che ricordi ne hai tu personalmente, dal momento che allora eri il nostro superiore provinciale? Beh, era veramente una persona affabile, sempre sereno, sempre sorridente, e veramente io ho bei ricordi di lui, e anche perché era un papa devoto della Madonna. Lui scrisse una bella preghiera alla Madonna della Civita che tante volte abbiamo pronunciato insieme con i fedeli, e ci veniva ogni tanto al santuario.
ma dire che era un vescovo e che è italiano, e implicitamente si dice devoto della Vergine. Comunque con noi passionisti era molto, molto confidente, ecco. E qualche volta c'è stato, non si può negare che c'è stato un momento difficile nel rapporto, e così, non dico il rapporto con la diocesi, ma questioni da chiarire, cioè lui era molto contento, della nostra presenza, perché riceveva belle testimonianze. Certo, bisogna dire una cosa, che avevamo allora un rettore, padre Giuseppe Borselli, che era molto attivo, un'attività a volte anche un po' frenetica, che poteva impressionare non sempre positivamente tutti gli osservatori, però il arcivescovo capiva con la enfasi che metteva Giuseppe in tutte queste iniziative del santuario, e capiva e in qualche modo approvava, anche se vedeva qualche piccolo disguido nelle cose, quella eccessiva intraprendenza e attività che molte volte non sempre si riusciva a portare a termine, che erano troppe le attività che lui calcolava. Ma in ogni modo, sinteticamente si può dire che l'arcivescovo Farrano ha avuto un buon rapporto con il santuario, spesso veniva lassù, come ripeto, anche per intrattenersi con noi, e un buon rapporto con noi passionisti. Lui ci stimava e desiderava moltissimo la nostra presenza lì, e approvava, per dire così, il nostro stile. Un'ultima domanda a tutti e due, a te prima ti chiedo. Hai detto che il Papa non è che ha scambiato qualche parola con voi, vi ha stretto una mano, vi ha toccato un braccio, non è che avete fatto un discorso in generale stesso, padre Giuseppe Orbegoso, che era l'attuale, allora il generale, non è che ha fatto un saluto ufficiale, perché non era previsto dal protocollo? No? Non fu previsto, e questo fu uno dei punti un po' amari di quella giornata, perché non fu calcolato il saluto del generale. Fu in qualche modo, si chiese, ma non fu calcolato. Vedere lì il generale che parlava con Andreotti in attesa, sempre in silenzio, poteva non piacere la cosa, però di fatto è così. Quindi neanche tu come provinciale hai rivolto un saluto ufficiale? Nessun, né io né i padri del santuario, ma te resta neanche la circoscrizione, lì al santuario, altrove certamente avrà fatto. Ma non ci fu nessun saluto ufficiale, però. Sì, solo il sindaco. Sindaco, ma altri saluti non ci furono, ecco, bisogna dire la verità. Padre Cherubino, Papa Wojtyla non è che a Gaeta era la prima volta che veniva, perché so che frequentava le sue orsoline a Scauri, mi puoi dire, da cardinale però, anche perché ultimamente le suore mi hanno ricordato questo, dice padre Antonio. Ma so un poco niente, so soltanto che da cardinale periodicamente frequentava l'istituto delle suore orsoline, le cosiddette suore polacche. Esattamente. Suore polacche. Quindi diciamo che conosceva l'ambiente, forse proprio, ma al santuario da cardinale non era mai venuto. No, penso. Da cardinale mai, avevo sentito parlare, perché nella zona se ne parla, il santuario della Civita, basta dire la Civita e basta. In modo particolare nella zona del Minturno, di Scauri, il santuario è conosciutissimo. Posso chiudere questa intervista a tutti e due con l'espressione proprio di Papa Giovanni Paolo II, che disse: noi non abbiamo soltanto una storia da raccontare, ma qualche cosa da creare, da inventare, da costruire. Puoi dire tu un pensiero su questa sua espressione molto bella, che sempre mi ha colpito? Non soltanto dobbiamo ricordare, ma dobbiamo anche guardare al futuro. Certo, ma chiaramente questo qui è la fede sempre nuova, nasce sempre nel momento in cui viene attuata e celebrata. La fede giustamente non è un ricordo, semmai il ricordo è uno stimolo a creare sempre nuove condizioni. E il mistero della incarnazione. Che significa? Significa che la fede è qualcosa che ogni giorno nasce da capo, sempre collegato chiaramente all'evento storico che è la base, per dire così, dell'annuncio e della fede, ma ogni giorno deve essere fresca di giornata, per dire così, la nostra fede. Questo qui è indiscutibile, ecco.
È chiaro, la fede va rinnovata tutti i giorni. Tu che c'hai un po' il polso della situazione del santuario, perché da 33 anni stai là sopra, dall'inizio, insomma, cosa noti rispetto al passato? Che cosa si può fare di più per rimotivare i giovani? Tenendo presente che il mondo è cambiato, anche la mentalità, anche il vivere la fede, quello che rimane sempre importante nel santuario, o viene un gruppo, o tre persone, o una persona, o 100 persone, è la gioiosa accoglienza da parte nostra. La prima accoglienza la fa la Vergine Santa, e poi, diciamo così, nell'accoglienza delineare anche i momenti importanti del santuario, la storia, la devozione, i miracoli, ma tutto concorre ad una crescita umana, spirituale della fede. E va bene, vi ringrazio di questa vostra intervista, perché penso che abbiamo dato qualche idea un po' in più ai nostri radioascoltatori, telespettatori, perché passeremo questa intervista ad altre emittenti, sia perché per far conoscere la figura di Giovanni Paolo II, sia anche per celebrare degnamente questo avvenimento, che non è secondario, sono 30 anni ed è uno storico avvenimento che non può passare sotto silenzio. Quindi grazie di cuore e alla prossima intervista su altri temi molto cari a voi e a noi come passionisti. Grazie a voi che ci avete seguito e al prossimo appuntamento per diretta.